Registrazione in corso. Ok. Buonasera. Allora, la registrazione è già partita, la seduta consiliare del 29 ottobre 2021. Abbiamo già provato i microfoni, mi sentite tutti bene, quindi audio e video funzionano. Siamo tutti presenti, ad eccezione del presidente Roberto Beatrice, che è assente giustificato, e di Massimiliano Zarattini, che è assente giustificato, forse ritarda appena, nel caso sì, si colleghi in un secondo momento. Lascio la parola al direttore. Buonasera a tutti. Il Buonasera. primo punto all'ordine del giorno, questa seduta del 29 ottobre 2021, è l'adozione definitiva del piano d'area del Parco Naturale del Ticino. È un provvedimento previsto dalla legge, precisamente l'articolo 26 della legge 19-2009. E il piano d'area sostanzialmente prevede tutta una serie di adempimenti e, importante, sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico. Quindi è uno strumento particolarmente importante perché di fatto si sovrappone agli strumenti urbanistici vigenti per i comuni facenti parte delle aree protette, e questi strumenti si devono adeguare al piano dell'area del parco. Quindi, ovviamente, viene redatto con un iter abbastanza complesso che prevede tutta una serie di ovvia partecipazione delle realtà locali che hanno le piene facoltà di esprimere osservazioni, critiche, suggerimenti, proposte allo strumento di pianificazione che viene redatto appunto dall'ente parco con la collaborazione di soggetti esterni, tecnici qualificati che preparano questo atto. Dopodiché, dopo l'adozione, deve essere pubblicato sul BUR e quindi dopo 90 giorni diventa esecutivo. Nel frattempo valgono le norme di salvaguardia. Come avete visto dalla documentazione che vi è stata trasmessa, è uno strumento particolarmente complesso che prevede tutta una serie appunto di parti tecniche, relazioni, tavole e quant'altro, che appunto vi sono state trasmesse. Avrete sicuramente preso visione dei contenuti. Posso dire una cosa? Data la complessità della documentazione, ok, io ho cercato di leggerla tutta, però avrei gradito un preconsiglio magari con la presenza di chi ha redatto oppure con delle spiegazioni da parte del direttore per i punti un pochino più, come dire, difficili da capire. Cioè, ci avete mandato la documentazione un paio di giorni fa. Sarebbe stato auspicabile, secondo me, fare magari una piccola riunione prima per spiegarcelo, perché insomma non tutti sono tecnici. Non so cosa ne pensate voi, io la penso così. Sì, io l'ho letto il piano d'area, non ho obiezioni, l'unica posso fare, ma solo due considerazioni. La prima che mi sembra, ma è nello stile tradizionale, un piano d'area che esordisce con è vietato, è vietato, è vietato, è vietato, eccetera, anziché un piano d'area che promuova certe iniziative. Però questo è un po' un approccio classico dei piani d'area delle aree protette e noi non facciamo eccezione. Personalmente mi sarebbe piaciuto un piano d'area più propositivo che vincolante, però nei contenuti mi sembra fatto bene, ovviamente ci sono delle cose che ritengo,
come dire, poco controllabili, quelli sull'inquinamento acustico, sull'inquinamento luminoso, quelle robe lì, insomma. Insomma, va bene metterle, ma è. Vabbè, insomma. Quindi io non ho obiezioni, era la mia considerazione quella che ho fatto precedentemente. L'unico dubbio che ho è riguarda i SIC, cioè questo piano d'area del Ticino. Io non ho visto, si fa riferimento alle ZPS, le zone di conservazione speciale, le zone di agricole, eccetera, eccetera, ma i SIC dove sono? Nella zona di, diciamo, geograficamente, territorialmente di competenza del Ticino, quindi vicini al fiume, al Ticino, abbiamo, mi sembra, 3 SIC. Però nel piano d'aria non si citano, si citano le ZPS, le ZSC e così via. Quindi volevo chiedere al direttore, una spiegazione su questo aspetto. Allora, il piano, come sai, è dato ovviamente non la settimana scorsa, neanche un anno fa, ma ha avuto un iter piuttosto lungo. Ecco, per cui era stato predisposto ai suoi tempi ed aveva avuto tutta una serie di osservazioni, critiche e controdeduzioni che sono contenute nel un documento che vi è stato trasmesso e che rappresenta tutto l'elenco di queste controdeduzioni che sono state in massima parte accolte. Allora, io sto prendendo appunti su quello che state dicendo, perché chiaramente, essendo una documentazione molto corposa e molto complessa, è difficile adesso sui due piedi andare a sviscerare punto per punto a pagina 120 o pagina 248. Non sarebbe neanche particolarmente serio, secondo me, affrontare una cosa così. Quindi, anche sulla scorta di quello che dice il consigliere Ferrato, e anche avendo parlato precedentemente con la vicepresidente, poteva essere forse opportuno e prevedibile, ora della fine, questo è lo strumento fondamentale per la gestione delle aree protette, il piano d'area, così come il piano naturalistico. Quindi era prevedibile e condivisibile il fatto che ci fosse la possibilità in questa sede di puntualizzare eventuali criticità o dubbi che fossero stati rilevati dall'esame della documentazione e quindi procedere però in tempi molto brevi, perché ci serve comunque una rapida adozione del piano dell'aria, in tempi molto brevi organizzare quello che la stessa consigliera Ferrato ha auspicato prima, un incontro di chiarimento oppure una richiesta di una breve relazione su quelli che sono i dubbi che sono sorti e sorgeranno nel corso della trattazione da parte dei tecnici e degli estensori piano. Qui, se ritenete, possiamo fare così. Che tempi abbiamo per l'approvazione? Il tempo deve essere il prima possibile. Io direi entro il prossimo consiglio sarebbe opportuno che lo portassimo in adozione, tenendo conto che il prossimo consiglio sarebbe opportuno anche portare in approvazione l'assestamento di bilancio. Posso? Vai Andrea, poi. No, penso. Dirò la stessa cosa forse che intendeva dire il direttore, cioè io riterrei utile a questo punto, vista la complessità, la dimensione dell'argomento, che va bene incontrarci noi, però possibilmente magari prima chi ha dei dubbi, delle richieste, li avanza all'amministrazione che dà delle risposte, illustra e poi lo si vede con già gli argomenti trattati dal punto di vista tecnico, perché se no ci troviamo e diventa un calderone mostruoso su cui magari nessuno capisce niente, perché il dubbio di Riccardo è tirato fuori lì, magari non ha una risposta subito, il dubbio mio idem, il dubbio, non lo so, del Paolo uguale, diventa un disastro. Io direi che magari prima, se qualcuno ha dei dubbi,
o evidenza delle criticità che riavanzi al tecnico competente o al direttore, non lo so, e che ci si trovi con avendo già in mano o una risposta, una soluzione, un'illustrazione del quesito, perché se no non andiamo da nessuna parte. Credo, poi. Porlo, a chi dobbiamo mandarla, quindi? Sarebbe importante che chi ha steso il piano d'area, diciamo, non so adesso chi l'ha fatto, l'ha fatto il Non lo direttore, so. penso, o comunque insomma, con gli amministratori, partecipasse a una piccola riunione tra di noi, tutte le domande che abbiamo le facciamo prima, in modo che portino già le risposte. Ma dico io, è un'idea. No, non è Allora, sbagliato, passiamo le giornate in videoconferenza, se ma sì, appunto. no. Sì, no, d'accordo. Però Allora, ripeto. l'utilità di ricevere la documentazione prima è proprio per poterla studiare per tempo, perché comunque tutti noi abbiamo altri impegni. Mi sentite? Sì. Sì. Ok. Quindi l'utilità di avere la documentazione prima è proprio questa. Qualsiasi riunione nostra in preparazione del consiglio, siamo sempre tutti disponibili e va benissimo e basta chiederlo fondamentalmente. In questo caso non è stata organizzata, ma fosse arrivata la richiesta, l'avremmo organizzata in 2 minuti, quindi non ci sarebbe stato nessun problema a farlo, anche perché il direttore e i tecnici per primi sono disponibili. La seduta consiliare resta la seduta consiliare, quindi qua si deve fare, si può fare la discussione in base alla documentazione, alle bozze di delibera che abbiamo già visto, in base a tutto quanto. Dopodiché, se si ritiene di dover rinviare il punto perché la seduta non ha le risposte esaustive, votiamo e rinviamo alla prossima seduta. Io, come modalità di lavoro, proporrei invece, quando ci sono dei punti così tecnici, di far venire il tecnico a spiegarcelo, che sia la PO di settore, in modo tale che abbiamo il tecnico che spiega e possiamo fare tutte le domande, anche perché la sede della discussione è la seduta consiliare. No, però Potrebbe essere una modalità di lavoro utile. no, io dicevo però, vista la vastità magari anche il tecnico, se deve riferire su 50 punti, che magari Sì, lo no, sa no, ma che già. arrivare prima con le domande, questa è una nostra modalità di organizzazione, va benissimo. Non lo so, Decidiamo poi solo a per questo punto me, cosa vogliamo poi, fare a questo punto. visto l'orientamento Cioè, che ha quanti di dato. noi sono pronti a votarlo e quanti di noi invece hanno bisogno di maggior tempo e rinviamo? Io volevo aggiungere una cosa. Visto l'orientamento che ha preso la trattazione di questo punto, che mi sembra abbastanza uniforme, ecco, quello che vi chiederei è appunto, come diceva l'avvocato Bindi, anche per evitare di sovraccaricare voi di magari informazioni che non ritenete necessarie o che avete già acquisite dalla lettura dei documenti. E per semplificare anche il lavoro dei tecnici, magari se avete già delle richieste, di chiarimenti, di approfondimenti, se poteste, non dico magari dirlo adesso, ma farcelo avere a strettissimo giro di mail, in maniera che possiamo preparare una scaletta di argomenti da approfondire, così che, già come avvocato Bindi, il tecnico mira a una soluzione senza disperdersi genericamente su tutto il documento, che è estremamente vasto. Scusate, io volevo soltanto, io ho letto, ma non in tutte le parti il piano. Ritengo che il piano, sì, insomma, è un gran lavoro fatto, insomma, come si deve, però ho alcune questioni che ho visto rilevare dal settore biodiversità e naturali con la lettera del 22 di dicembre dell'anno scorso. Volevo capire se quelle osservazioni, quei rilievi sono stati completamente accettati e inseriti poi nel nostro piano generale, perché lì fa dei riferimenti specifici e alcune volte diventa difficile andarle a reperire, no? Ci sono delle questioni che se andate a leggere questa relazione, queste richieste della regione. Pagina 15, o pagina 16, pagina 18, pagina 19, pagina 20, ci sono dei rilievi, no? E ci sono delle richieste di inserimento di norme più dettagliate, insomma, sia a proposito delle norme di attuazione sia altro. Io volevo capire solo questo.
queste richieste della regione sono state poi recepite in toto dal nostro piano, oppure ci sono state qualcuno sì, poi qualcuno no? Questa è una delle cose che possiamo chiedere a chi verrà. Nell'immediato le posso dire che nel fornirvi la documentazione, specialmente l'ufficio tecnico, ha allegato anche una tabella. Sì, l'abbiamo vista. È fatta di una quindicina di pagine e cita una per una quelle che sono le proposte di modifica e integrazione che sono state appunto presentate dai soggetti che hanno visto il piano pubblicato. Per cui adesso sui due piedi io non so. No, dottor Bider, qui occorre avere l'estensore del piano, no? L'estensore del piano, giustamente come diceva la vicepresidente, che così insomma su queste questioni, io però ne ho qui qualcuna, cioè, che, questo qui me la dice in un secondo, insomma, no? Ecco, per esempio, non so, io la ditta Balken, no? Il comune di Varallo Pombia con per le cave Ticino, cioè, queste robe qui, qual è stato previsto? L'estensore del piano, come diciamo che cosa le sa immediatamente, no? Ecco, probabilmente se noi facciamo queste cose, cioè se noi dovessimo appunto proporre queste questioni prima con una mail, come diceva lei, poi vediamo un po', insomma, le risposte potrebbero arrivare direttamente oppure in una discussione basterebbe un quarto d'ora, insomma, su questa roba qui, perché il documento è la sentiamo a pezzi, eh? Ma comunque, giustamente, come diceva lui, il documento è enorme da leggere. È vero che, voglio dire, anche noi lavoriamo un po' tutti, quindi insomma il tempo di approfondire è stato poco. Per cui dove ci sono delle domande, io direi, siamo d'accordo, io rimanderei questo punto, farei una mail, magari nel giro di un giorno o due, con le domande giuste e magari se fosse possibile trovarci con chi ha redatto il piano, anche online, così una videoconferenza, e farci chiarire queste cose con lei, con te direttore. Dopodiché al prossimo consiglio ci vuole 30 secondi ad approvare il piano d'area, appunto, per quello che dicevo anch'io, sennò qua se non... dobbiamo approvarlo al buio, non è corretto secondo me, nel senso se abbiamo delle domande mi sembra corretto avere delle risposte e averle durante il consiglio non va bene, insomma, nel senso che sono tante, magari è un argomento corposo, per cui propongo anch'io di rimandarlo al prossimo, dove sicuramente sarà il primo punto e in 30 secondi con le risposte in mano riusciremo ad approvarlo. Ditemi voi. Mi faccio aiutare da Riccardo se sente, ma mi pare di capire che questo è il piano d'area su cui avevamo già lavorato parecchio lo scorso consiglio, con riunioni sul territorio, incontri con controdeduzione delle parti agricole, delle associazioni di categoria, di tutti. Qui probabilmente stiamo recependo solo ed esclusivamente le controdeduzioni della regione, basta, che dice il nome della... e quelle acquisite da parte delle osservazioni di tutti, no? Si faceva riferimento prima, c'è scritto accettata. Esatto, ecco. Per carità, andare a riesporre ben venga per i neofiti del Consiglio, che giustamente hanno tutto il diritto di ben conoscere quello che era, diciamo così, l'imposizione della normativa comunitaria e regionale, quindi a caduta libera, però facciamo una cosa snella, perché il piano d'area comunque dal precedente Consiglio è già stato approvato. Qui probabilmente la regione sta recependo e sta modificandolo in virtù di quello che poteva o non poteva accettare.
però vabbè, ben venga una discussione, ma un po' snella, ecco. Non no, infatti, per quello che dicevo, cioè di arrivare alla discussione. Che vabbè, tra l'altro, scusa Andrea, è un documento che gira nel Ticino da 15 anni, non da ieri. Sì, più o meno. Sì. Bene, Riccardo, poi aiutami. Sì, è un documento che avrebbe dovuto essere approvato un po' di tempo fa, ma come tutti gli enti, c'è sempre qualcuno che vuole mettere, togliere, aggiungere, quindi non si arriva mai. A questo punto direi che siamo sul buono, quindi io l'ho letto, nel senso che l'ho letto in passato, ho letto solo l'accettazione o respinto delle modifiche richieste, guardando le motivazioni. No, ma... E per far capire anche ai colleghi del Consiglio che non andiamo a riapprovare un piano che ha una complessità enorme, ad approvare delle valutazioni, osservazioni, accettazioni o negazioni della Regione Piemonte, che ha preso atto di tutte le osservazioni che sono state inviate nei tempi. Quindi, per carità, poi ripeto, se viene l'architetto Perroni che è l'estensore del piano e ci illustra un attimino, ben venga, ci mancherebbe. No, il piano non va più messo in discussione, ci mancherebbe altro. Possiamo chiedere dei chiarimenti. Era intenzione di metterci in discussione, l'unica cosa era, l'intenzione era di metterci al corrente di alcuni aspetti che magari ai neofiti, per esempio come me, sono poco chiari, oppure insomma capire bene meglio, cioè, perché se no dobbiamo approvare a lui. La mia questione sui SIC è più generica, non è dettagliata come molte richieste fatte dal comune, eccetera. È una cosa un po' più generale che sicuramente ha una risposta che io non conosco, che me la vorrei far dare dalla Perroni. Probabilmente i SIC non vanno ricompresi nel piano d'area, non lo so, ma qualora dovessero essere ricompresi, allora non, mi domando dove sono, perché io non li ho visti, però vabbè, chiediamo alla Perroni. Io sostanzialmente non ho altro, nel senso che appunto posso essere un po' scettico sul fatto che bisogna abbassare le luci quando si passa nell'area agricola, va bene, sì, sono contento, però sono quelle bizzarrie della regione o della comunità europea che conosciamo tutti, via, dai. Sul piano d'area, tra l'altro, il Ticino aveva fatto una guerra non da poco, ecco, con ricorsi contro ricorsi, e quindi siamo consci già di una battaglia non indifferente, ecco. Vabbè, però abbiamo un periodo di salvaguardia, quindi diciamo ritardare di 7 giorni non dovrebbe essere un grosso problema, giusto? Ben venga, per carità, ho solo detto che il piano comunque è già esteso e già approvato, di fatto qui andiamo a modificare, ad approvare quelle che sono le modifiche sostanziali o non. Ecco. Allora Paolo, io ho visto che il Consiglio ha approvato all'inizio del 2019, alla fine 2019, il piano. Adesso, giustamente, come dicevi tu, ci sono dei rilievi che basterebbe capire appunto per ogni singolo rilievo, oppure per una serie di rilievi dove, insomma, come sono stati poi accolti oppure non accolti, oppure accolti in parte. Ecco, come ti dicevo, non so, io ho visto qui una questione che riguarda Cave Ticino SNC a Varallo Pombia, no? Che si chiede di specificare la finalità di una concertazione con il comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area. Magari la trovo in quella tabella, no? Il tema è andare a colpo sicuro, perché insomma in questo modo è un po' di difficile la ricerca. Magari votiamo solo se vogliamo rinviarlo, che poi a questo punto la discussione diventa superflua o se trattarla. Credo che il sentire comune sia di rinviarlo, e mi dispiace perché so che comunque i tempi sono stretti, e soprattutto i comuni interessati attendevano questa nostra approvazione. È un rinvio breve, perché tanto il prossimo consiglio lo facciamo breve, anche a costo di farlo per questo punto, però votiamo, così passiamo al punto successivo se non vogliamo discuterlo. Bene. È inutile entrare nel dettaglio. Il rinvio per approfondimento, dunque. Sì. Direi di sì. Non vedo Fortina. No, ci sono. Provo.
inviato alla prossima seduta. Passiamo al punto 2. Sì. Direttore. Prossimo punto è l'applicazione dell'avanzo, sarebbe meglio dire indicazioni per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione del presente esercizio finanziario 2021. Allora, questa cosa avevamo già parlato la volta scorsa, in DBA informale, vi avevo anticipato quelle che erano le problematiche legate alla attuale situazione finanziaria dell'ente, le possibilità di utilizzo dell'avanzo finanziario da riportare sul bilancio, nell'assestamento di bilancio, e le esigenze che abbiamo. Allora, vi ricordo che, lo sapete bene, la Regione, rispetto ai 520.000 euro che aveva, che prevedevamo di assegnazione per titolo primo spese di ordinaria gestione, ci ha in realtà assegnato 500.000, quindi 20.000 euro in meno che abbiamo appunto ritenuto con i colleghi della funzionari, no? Di togliere da una serie di capitoli, nel titolo primo, sono quelli che attualmente sono ancora sufficienti per portarsi alla fine dell'anno, e sono adesso qui, però non ho la dicitura, vado a prendere un attimo nell'altro ufficio così vi posso dire di che capitoli stiamo trattando. Erika, al prossimo consiglio, quindi tra una settimana più o meno. Voce, microfono. Okay, stavo guardando se c'era il tasto. Direi di sì. Se è solo per l'approvazione di questo, il tempo minimo della convoca, se no comunque a tempi brevi. Eccomi qua. Allora, con la collaborazione degli altri uffici abbiamo definito che è possibile ridurre il capitolo 110, interventi straordinari sul giudizio professionale dei dipendenti, di 1.000 euro. Sì. 190, sempre esercizio professionale, sono due missioni, missione 1 e missione 9, quindi sono due capitoli di riferimento allo stesso argomento, di altri 2.000 euro. Poi il 210,90, spese per noleggio, manutenzione di attrezzature diverse, incluse le macchine operatrici, lo possiamo ridurre di 1.000. 225,90 lo possiamo ridurre di 1.500 ed è spese per gestione e manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi, viabilità. Il 135,10. Aspetta che cambia, ho capito. 35,10. Spese per questo giornale, riviste, periodici e quant'altro, meno 500. Il 160,10, che è quello appunto manutenzione ordinaria, riparazioni di mobili, arredi, macchine d'ufficio, meno 4.000. 175,91
materiali di consumo, spese per manutenzione ordinaria e riparazione di impianti, macchinari, d'officina, nonché materiali di consumo, di meno 1.230,90, che è manutenzione ordinaria, se ne parlava la volta scorsa, questo qui. Ovviamente per questo scorso dell'anno non prevediamo di poter intervenire con questa cifra, e quella della tabellazione di confine lo vedremo col prossimo bilancio, anche perché non ce la facciamo quest'anno. Togliere 2.000, 235,90 spese per la gestione ordinaria del giardino botanico, meno 3.000, 285,17. Dunque, sulle imposte togliamo 4.000. Dopodiché si era parlato della possibilità di incrementare i capitoli che sono carenti, e sostanzialmente sono quelli sulla manutenzione dei macchinari, manutenzione degli automezzi e spese legali, ecco, della somma complessiva di 28.500 euro. Come avevamo detto, l'avanzo di amministrazione non si può applicare al titolo primo, però c'è la possibilità di poterlo applicare quando si tratti di spese non ripetibili e straordinarie. Quindi, anche in accordo e con la consulenza della ditta che ci fa questo, appunto, consulenza tecnica sul bilancio, abbiamo ritenuto possibile intervenire con queste cifre, che sono più 10.000 sulla manutenzione dei macchinari, più 5.000 manutenzione automezzi e più 13,5 sulle spese legali. Spese legali che, ricordiamo, c'è la possibilità di avere rimborsate dalla polizza assicurativa che il nostro ente ha stipulato. Questo per il titolo primo. Per il titolo secondo, allora, si era ritenuto opportuno, come si era già detto la volta scorsa, mantenere la proposta di assegnazione al capitolo 425.10, che è quello relativo alla manutenzione straordinaria degli immobili e delle strutture, la somma di 153.100 per sostanzialmente il ripristino dei tetti di varie strutture in possesso, in proprietà dell'ENI, tra cui la Picchetta, la zona uffici della sede di Albano, la zona officina falegnameria della sede di Albano, l'area esterna, la tettoia dell'area attrezzata di Mercurago, il mulino vecchio di Bellinzago e la copertura del parcheggio della Villa Picchetta, che i nostri uffici ritengono di poter impegnare nel corso dell'anno. Impegnare, non eseguire i lavori. Poi c'era una problematica legata alla gestione del patrimonio arboreo, capitolo 480-90. Abbiamo ritenuto anche qui possibile impegnare la cifra nel corso dell'anno, quindi rimangono 47.500 euro, così suddivisi: 4.000 per il centro della Villa Picchetta, 32.500 per il patrimonio arboreo del Parco Burcina. Vi ricordo l'urgente necessità di procedere all'aggiornamento della valutazione di stabilità degli alberi, sono circa 60 sotto osservazione, e ai conseguenti interventi di messa in sicurezza.
e 11.000 per la sede di Albano per i platani del giardino della corte interna. I 20.000 euro sul capitolo nuovamente 425.10 destinati all'aggiornamento e alla messa a norma delle caldaie di varie sedi, Burcina, Albano, Mercurago e Cameri. Rimangono sul capitolo 510.90 5.000 per la segnaletica dell'area della torre di Buccione, poi 380.12 per l'hardware 2.500 euro, 380.13 software 1.000 euro, poi su 480.90 rimangono le spese connesse per la gestione di strumenti di pianificazione territoriale legate alla conduzione di aree operative a Carrisio e Greggio e per l'acquisto di tutori per i rimboschimenti. Viene invece proposta il rinvio e il mantenimento nell'elenco dell'avanzo libero la somma di 73.852,03 che avevamo comunque indicato come destinate per le infrastrutture nell'area del Bessa, Baragge, Urcina e la Medelsesia. Restano 4.500 euro sul parapetto che è stato danneggiato dalla caduta di alcuni alberi sul canale Langosco a Romentino. Quelli sono impegnabili a breve, per cui sono rimasti. Quindi questa cifra torna nell'importo di 73.852,03 nell'elenco dell'avanzo libero. Restano quei 122.447,34 che questo consiglio aveva già deciso di destinare al personale con il rinnovamento dell'incarico ai due interinali del settore tecnico ambientale e con l'assunzione a tempo determinato di un altro istruttore tecnico categoria C, sempre da destinare allo stesso settore. Questa nel complesso è la proposta che avevate già esaminato in via informale la volta scorsa e sarebbe la proposta da applicare all'assestamento. Vi ricordo che se passa in tempi brevi abbiamo la possibilità di avere tutta la documentazione contabile per approvare l'assestamento entro la prima decade di novembre, cosa che sarebbe opportuna. A questo proposito, ne abbiamo parlato con l'avvocato Valera, si tratterebbe di, poi lei ci spiegherà, ha parlato col presidente, io non ci ho parlato col presidente, si tratterebbe di procedere. Dottor Locarli, non la sento. Adesso sì. Dottor Bidea, allora ho capito giusto, allora sono stati aumentati di 3.000 euro circa l'avanzo di amministrazione da destinare al titolo primo e quei 3.000 euro sono stati sottratti alla previsione del capitolo 45.010 delle infrastrutture, giusto? No, perché... Perché lì noi avevamo nel prospetto delle infrastrutture per il capitolo 45.010 avevamo 77.000 euro. Adesso 73. Adesso ho detto 73, sì. E loro sono diminuiti, ma secondo me sono diminuiti perché sono aumentati i fondi da destinare al titolo 1. Sono spostati dall'uno all'altro. Ah, boh, ho capito giusto allora. Sì. Cioè, io ho una domanda, poi approviamo.
Per la copertura di fotovoltaico, il parcheggio della picchetta, è stata richiesta il preventivo oppure no? Avevamo chiesto no, di... No, infatti avevamo detto che era una cifra comunque che sembrava sovrastimata, quella cifra lì, per cui quando vedremo un preventivo valuteremo con maggiore precisione. Quindi resta comunque l'idea che se avanza qualcosa da qualche parte la destiniamo alle palinature, giusto? Non necessariamente. Cioè, le palinature è un discorso diverso. La palinatura di per sé non è un grosso investimento, perché la palinatura costa la tabella di tolla, di lamiera, no? Ne compri un quantitativo sufficiente, le fai stampare con la dicitura che ti serve e poi di solito quel lavoro lì lo fa il personale del parco, quindi non è che ci voglia di investimento di chissà. Era successo in passato che per tanti anni fa, per carenza di personale al parco della Bessa avevamo dato l'incarico a una ditta esterna di fare la tabellazione. Era la prima tabellazione, no? Quindi doveva individuare il parco nei suoi confini. Ma quello è stato un lavoro facile, poteva farlo chiunque. Perché? Perché in questa situazione i confini del parco di cui si tratta, la Bessa sostanzialmente, seguono per il 90% elementi fisici che sono strade, limite del bosco, inizio del coltivo, il corso d'acqua, chiunque è in grado di individuarli. Ma in altre situazioni, principalmente dove ci sono dei confini articolati o dei confini con aree agricole, vediamo, io conosco bene il discorso del parco delle baragge, cioè c'è un rapporto perimetro superficie che è elevatissimo, perché è pieno di riseghe, di rientranze, che se uno non è più che conoscitore del posto, se io, per dire, investo 20.000 euro per un'impresa, te prendi, vai a pagare, qui c'è la cartina, non basta, perché deve essere uno specialista del territorio. In molti casi la regione dalle loro scrivanie comode di Torino hanno segnato i confini dei parchi non su elementi fisici facilmente individuabili sul terreno, ma su elementi teorici, le curve di livello le vedi bene sulla carta, sono dei bei segni che fanno così delle serpentine, ma riportare la quota 380 sul terreno è tutta un'altra cosa, no? Può essere che passi in mezzo a un dirupo, può essere che passi in mezzo ai rovi alti 2 metri, no? E quindi non è facile palinare i confini in modo corretto se non ci sono elementi fisici che aiutano. Cioè, però su questa partita non è che dobbiamo partire da zero, bisogna ripassare i confini esistenti e ripalinare dove a intervalli regolari, adesso non mi ricordo più se ogni 100 metri o quanto è, ci deve essere la palina, non è che dobbiamo rifare i confini. La palina deve essere tanto due, la destra e la sinistra, poi può essere 300 metri, perché la palinatura esiste già, in alcuni casi è da rimettere in sesto perché sono caduti dei pali, quindi non è che bisogna ritracciare i confini ex novo, quelli ci sono già, quindi quel lavoro che dici che è veramente una palla, l'ha già fatto qualcun altro, c'è solo da ripassare i confini dove le paline sono cadute, sono danneggiate. L'unica roba nuova da palinare sono i SIC, che però sono piccoli, e non sono centinaia, decine di metri. Le paline sono cadute e non ci sono più, non è così facile ricordarsi dove sì, era. Capito, però voglio dire, non è così difficile come se tu invece devi partire da zero. Cioè io... hai ragione, sono stati fatti dei confini che in molte volte seguono le linee di livello, non seguono le strade, non seguono gli alberi dei fiumi, non lo so, e poi ma comunque adesso col GPS insomma e la cartina anche solo al 25.000 rispetto a 20 anni fa riesci molto più facilmente a pallinare adesso che non 20 anni o 30 anni fa, insomma. Cioè secondo me questo è un lavoro che piano piano però bisogna far partire, non so che è una bella palla, però la gente che sta dentro le aree protette lo deve sapere.
però se no fa delle robe convinta di essere nella norma e invece poi è fuori, se non sa di essere dentro. Soprattutto i SIC, che sono una roba nuova, mai stati palinati. Io la penso così, poi non so, si esprima il Consiglio. Sì, io è una voce di un capitolo di bilancio che rinforzerei rispetto a, cioè rientra, come dice lui, insomma, anche qua sono caduti, c'è da tirare su, c'è da rimettere a posto, cioè capisco che lo fanno i ragazzi nostri e che le palinature non costano una cifra, però insomma se avessimo una voce di capitolo un pochino più corposa, siamo anche più tranquilli quando serve, se no dobbiamo continuare a chiedere a destra e manca. Comunque mi fermo qui. Scusate, io volevo chiedere una questione che attiene alla richiesta di deroga alla Regione Piemonte relativa ai 40.000 euro assegnati per gli automobili. Dottor Leder, sa qualcosa di questa richiesta di deroga? Ha mica avuto già qualche contatto per capire se ci verrà concessa oppure se niente, dobbiamo metterci il cuore in pace e spenderli per automobili? Io ho qui una lettera pronta, adesso a breve parte, l'ho preparata questa settimana. Io però ho avuto dei contatti con il settore, illustrandogli con tutto il rispetto possibile la situazione, no? Dal settore hanno detto, ma sì, abbiamo deciso che quest'anno la missione era quella di cambiare le macchine, quindi abbiamo dato a tutti i soldi per cambiare le macchine. Ho detto sì, ma noi avevamo, su vostra indicazione e ottemperando alle vostre prescrizioni, abbiamo fatto le famose schede 1, 2, 3. E a noi interesserebbe, perché noi siamo a corto di risorse, no? A corto più o meno, comunque. Ecco, e ho detto vabbè, prova a chiedere e vediamo cosa ti rispondiamo. Ho detto prova, fallo, ho detto facciamo, vediamo un po', poi casomai facciamo una telefonata. È chiaro che effettivamente con 40.000 euro non ci strafacciamo chissà che cosa, però comunque il discorso caldaie per esempio passa dentro, e il discorso caldaie, attenzione, bisogna anche mettergliela in un modo che forse avevo già detto la volta scorsa, che non è che chiediamo lo storno di fondi destinati dalla regione per il discorso delle auto ecologiche, elettriche, metano, quelle storie lì, e ci mettiamo a fare piste ciclabili o aree attrezzate. Lo deviamo su interventi che vanno nella stessa direzione, cioè noi dobbiamo mettere a posto le caldaie di un sacco di posti che sono fuori norma, quindi anche questo collabora alla transizione ecologica, no? Gliela mettiamo sotto quell'aspetto lì, cioè di automobili, certo le nostre automobili sono praticamente tutte fuori norma per quelli che sono i canoni che vanno oggi per la maggiore, ci sono quelle due elettriche là che però sono scarsamente utilizzate e scarsamente utilizzabili per quelle che sono le nostre esigenze. È vero che tutte le altre macchine sono pressoché Euro 3, Euro 4, tutta roba che non dovrebbe più circolare secondo qualcuno. Però è anche vero che abbiamo delle esigenze prioritarie che vanno nella stessa direzione, cioè le caldaie secondo me, cioè gli uffici che hanno le caldaie non funzionanti o non a norma sono parimenti importanti dell'automobile Euro 3 da sostituire. La mettiamo giù così, vediamo cosa ci rispondono. Nel frattempo, come dicevo l'altra volta, in fase di assestamento questa cifra non la tocchiamo perché ce l'hanno assegnata per quello, perché non va. Eventualmente la mettiamo a posto giusto quando facciamo il bilancio di previsione. L'importante è che insomma nel giro di una quindicina di giorni, 20 al massimo, ci possa arrivare la risposta, perché insomma noi avevamo già deciso questa questione il 29 di settembre scorso.
Poi giustamente, come diceva lei, occorre anche dare un'indicazione sulla spesa di questi 40.000 euro che vada secondo i criteri previsti, nello stesso, insomma, nello stesso senso per delle macchine. Lei diceva delle caldaie e ci potrebbe anche essere la parte di cofinanziamento per la copertura fotovoltaica del parcheggio di Villa Picchetta, perché sia per le caldaie sia per il parcheggio di Villa Picchetta noi investiremo questi soldi per poter risparmiare energia, no? Perché lì appunto con l'impianto fotovoltaico si potrebbe realizzare questo obiettivo di risparmiare energia come per le nuove caldaie, no? E giustamente, insomma, nel chiedere potremmo dare questa indicazione. 20.000 euro per le caldaie, gli altri 20.000 potrebbero essere, io ve lo faccio questa osservazione, insomma, non seguendo un po' il criterio che diceva lei, direttore, e cioè cofinanziare la copertura fotovoltaica del parcheggio di Villa Picchetta. E ha lo stesso identico obiettivo dell'acquisto delle macchine, degli veicoli ecologici e del risparmio di energia delle nuove caldaie e qui del recupero di energia con l'impianto fotovoltaico. Va bene, allora portiamolo al voto questo punto, perché sennò andiamo domani mattina siamo qua ancora. Non ci sono altri interventi, votiamo. Ok. Unanimità. Punto 3, approvazione della proposta di protocollo d'intesa tra l'ente di... Presidente esecutiva, questo qui cos'è un predisporre documenti per fare... Sì. Immediata esecutività, Riccardo? Sì. Unanimità. Ecco, però scusate, io mi ero interrotto. Dovendo fare l'accertamento, abbiamo ancora la necessità di avere il supporto tecnico di questa famosa ditta numeraria, no? Poi adesso abbiamo, ecco, martedì prende servizio l'istruttore amministrativo categoria C, è un ragazzo giovane, un ragazzo che non ha grosse esperienze, anzi non ne ha, di questo genere di attività, però è quello che ci passa la graduatoria e quindi ce lo becchiamo, perché non abbiamo ovviamente la facoltà di dire di no. Quindi io mi porrei come obiettivo quello di riportare a regime nel minor tempo possibile il settore contabile, no? Con tutte le difficoltà che possiamo incontrare, con la volontà di un dipendente di chiedere comunque la mobilità e che comunque ci mette un po' in difficoltà. Ecco, vorrei però arrivare a questo punto qua. Nel frattempo, anche per dare un'adeguata formazione a sto ragazzo, ci pare opportuno proseguire temporaneamente con la collaborazione della numeraria. Adesso questi hanno fatto una proposta di 1.200 euro per supportarci nell'assestamento. Questa ditta ci serve anche un po' da traino per procedere con una certa speditezza e mi sembra positivo. Ecco, solamente che adesso... magari l'avvocato Vallera ne sa più di me perché ha parlato col presidente, ci manca il famoso decreto del presidente che dice bisogna fare questo incarico a questi qua, è un incarico che va fatto con determine dirigenziale, per cui io ho la determina pronta, non ho il decreto del presidente. Io penso che il presidente, non voglio ovviamente interferire nelle sue scelte, però un decreto lo può firmare, i decreti li può firmare, secondo me, cioè se riusciamo a stabilire un contatto. Allora, come sono state firmate le delibere del 29 settembre, più o meno recentemente,
Allo stesso modo, se c'è un decreto presidenziale, io posso immaginare che Roberto, con la compatibilità degli impegni personali e familiari che in questo momento non gli permettono di seguire attentamente l'attività dell'ente, lo firma senza problemi. Poi il presidente è momentaneamente assente, ma è lui ed è in carica e soltanto lui può firmare i decreti presidenziali. Laddove c'è una necessità e non può essere sostituito in altro modo, cioè con una delibera del Consiglio, troverà il modo di intervenire. Poi, se su questo atto serve un decreto presidenziale, se invece, come stava dicendo, c'è la determina è sua e non c'è un problema. Direttore? Sì, sono qua. Allora, se dobbiamo fare questo decreto, io o lei, avvocato, siete il Beatrice, il Fabio ci mette un momento a fare questo decreto, il Beatrice lo firma, siamo tutti contenti. 10 minuti dopo. Okay, però questo esula un attimo dal punto 2. Sì, no, io però... No, magari lo mettiamo in coda, chiudiamo tutta la votazione e poi ci riaggiorniamo su questo. Ok, va bene. Poi. Allora passiamo al punto 3. Approvazione della proposta di protocollo d'intesa fra il nostro ente, l'ente di gestione Valsese e Valle Ossola per la valorizzazione del territorio e promozione del turismo sostenibile. Tra la documentazione c'era già il protocollo. Sì. L'ho visto, è bellissimo, no. Mi piace. A me piace molto. Lei... Sono assolutamente d'accordo perché finalmente si comincia. Lo lasciamo illustrare un attimo al direttore, lo illustra lei? Ma sì, in pratica ormai, non lo so, comunque è dall'anno scorso, da quando so un po' di più le cose, che c'è questa collaborazione, forse anche da prima, tra il nostro ente, l'Ossola e la Valsesia, no? Tra l'altro in questo caso si tratta di una collaborazione che è proprio incentivata dalla Regione, la quale individua come obiettivi comuni quello di avere queste collaborazioni tra enti che territorialmente sono vicini e si occupano di aree contigue tra di loro che si possono opportunamente interfacciare. Allora, avrete visto questo protocollo d'intesa, è una cosa abbastanza semplice, sostanzialmente si tratta di unirsi per svolgere attività di promozione territoriale. Qualcosina quest'anno, cioè l'anno scorso, avevamo già fatto delle iniziative per individuare delle proposte turistiche comuni da destinare a flussi turistici appunto che attraversano le nostre aree. Quest'anno la cosa è già partita. Abbiamo fatto una piccola giornata di promozionale a Domodossola, abbiamo portato i nostri pannelli, siamo andati di presenza appunto a illustrare a chi c'era, chi siamo e che cosa facciamo, e è stato dato appunto l'incarico dal parco dall'Ossola per appunto svolgere tutta una serie di attività, filmati, fotografie, attività promozionali alle quali noi appunto aderendo all'iniziativa siamo chiamati a collaborare anche finanziariamente per una cifra minima che è quella indicata in 3.200 erotti euro per questa collaborazione. Niente di più, diciamo che sono oramai 2 anni che con questi colleghi collaboriamo e quindi si tratta sostanzialmente di dare una forma istituzionale a questa collaborazione che di fatto già esiste. C'era Anna Maria che voleva intervenire. No, ho letto, mi piace molto come ho detto prima e proporrei di votarlo assolutamente. Era un incarico che era stato a Franchina, questo qua, ed era uno dei pochi, dico io, che lui era un incarico, l'obiettivo che la Regione aveva dato a Franchina ed è stato uno di quelli che lui è riuscito a raggiungere.
adesso poi la regione l'ha prorogato con la nuova amministrazione, ma questa collaborazione tra parchi, Sesia e Orsola è una storia vecchia, no Paolo? Te l'ho detto anche Giorgio, te lo ricordi? Sì. Abbiamo fatto anche la festa, la picchetta, un sacco di storie. Quindi sì, vabbè, andiamo avanti, non è una novità, quindi andiamo pure avanti. Scusate, io sono assoluto. Volevo chiedere a proposito dell'impegno di spesa, e l'impegno di spesa sarà per il bilancio del prossimo anno, dottor Bider, o abbiamo, perché non mi ricordo. Questo qua. Come? Se approviamo la convenzione, no, lo facciamo su questo qui, l'impegno di spesa. Ah, cioè il capitolo l'abbiamo già aperto, non mi ricordo più. Il capitolo adesso mi chiede una cosa. Che posso dirle il numero, ma non dico niente di più. No, ma boh, niente, c'è la disponibilità, ce l'abbiamo, punto. Finita lì. Hanno passato la cosa, sicuramente hanno verificato che c'è la copertura. Perfetto. Sì. Perfetto, boh. Okay. Allora votiamo? Sì. Ok. Unanimità? Servizio immediato su questo? È immediato anche questo, sì. Sì, perché gli altri l'hanno già approvato. Unanimità anche l'immediata. Okay. Punto 4. Poi abbiamo. Adozione piano naturale riserva spina verde. Il politico della... Aspetta, non è che torno questo, lo metto qua. Dottore, la spina verde. La spina verde è una area protetta che è confinante con la riserva naturale della Bessa e ricade sui comuni di Mongrando e di Occhieppo Inferiore. Allora, questi comuni avevano già predisposto a suo tempo il piano naturalistico. Adesso è passato a noi come soggetti gestori che siamo subentrati e quindi dobbiamo procedere all'adozione di questo piano. Avete avuto anche di questo le necessarie informazioni con la documentazione che vi è stata mandata. È ovviamente un documento decisamente più leggero che non il piano dell'area del Parco del Ticino, no? La spina verde è sostanzialmente una striscia di area di campagna che è lungo il torrente Elvo praticamente, no? E sono appunto zone agricole che sono state inserite come riserva naturale. Niente, la documentazione è quella che vi abbiamo mandato. E se volete, avete dei dubbi, possiamo anche per questo fare una, direi, rapida ricognizione con i tecnici per eventualmente chiarire quelle che sono criticità rilevate. Oppure, vicepresidente, dica lei cosa vogliamo fare. Lascio ai colleghi, se ci sono domande tecniche, che la documentazione che abbiamo ricevuto non è sufficiente, a questo punto si può procedere nello stesso identico modo, che i casi di oggi siano un'eccezione, quindi lo otteniamo magari proprio come modo di lavoro quando si tratta di questioni così tecniche, di far avvenire il responsabile nel consiglio. Se avete domande, rinviamo, votiamo. Io personalmente voterei. Io sono d'accordo, anch'io. Ricordo che questa è un'altra di quelle aree che va pallinata, se non la gente rossa. Sì, quello sì, d'accordo Riccardo, però su questo abbiamo poche informazioni tecniche, perlomeno non le abbiamo mai esaminate, quindi io direi che magari qualcosa di molto leggero anche qua sia assolutamente indispensabile. Ecco. C'è una parte agricola anche lì, quindi vorrei capire qualcosa in più anch'io. Ok, votiamo per rinviare. Okay. All'unanimità. Quindi chi è il funzionario che risponde a questi nostri dubbi?
Perroni. Perroni, ok. Sempre architetto Perroni, ok. Scusi, allora, dottor Bidere, io ho visto qui il piano, no? È stato redatto da dei soggetti incaricati dal comune di Mongrando e Occhiappio Inferiore all'inizio del 2019, no? Marzo 2019, aggiornamento luglio 2019. Il nostro ufficio tecnico, il nostro ufficio pianificazione ha esaminato già dettagliatamente questa cosa, sì, per cui... Sì, ripeto, l'hanno fatto su incarico dei comuni perché inizialmente, quando è stata istituita la riserva naturale della Spina Verde, la regione, con una delle tante stesure della legge 19, l'ha affidata in gestione ai comuni di Occhiappio Inferiore e Mongrando. Con l'ultima stesura l'ha unita a noi, per cui sì, noi siamo trovati questo strumento. Dottore, ho visto in data 1/1/2021 la Regione Piemonte ha disposto l'attribuzione della gestione della riserva naturale al parco, alle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Per cui, insomma, questo piano redatto a cura del comune di Mongrando però e di Occhiappio Inferiore è già stato esaminato dal nostro ufficio pianificazione, che non ha rilevato nulla non c'è nulla, nessuna contraddizione, nessuna anomalia, nessuna incongruenza, giusto? Così come ce l'ho consegnato. Boh, è stato così, d'accordo. Passiamo al punto 5. Sì. La nomina della consulta di promozione del territorio. La nomina della consulta. Punto 5. Allora, se vi ricordate, avevamo già fatto le delibere consigliari 5 del 2021 con cui era stata avviata la procedura. La consulta della promozione del territorio è prevista dall'articolo 18 bis della legge 19. È prevista per esprimere pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale, sul piano di area, di più articoli, eccetera, e può formulare al Consiglio delle ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio. La consulta è convocata al Presidente dell'ente almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte le richiedono almeno un terzo dei componenti. Secondo la legge, la consulta deve essere composta da uno o tre rappresentanti delle associazioni artigiani, da uno o tre rappresentanti delle associazioni commerciali, da uno o tre delle associazioni di promozione turistica, da uno o tre delle associazioni agricole, da uno del CAI, da uno del Collegio delle Guide Alpine, da uno o tre degli ambientalisti, da uno o tre delle associazioni venatorie, da uno o tre di specifiche realtà territoriali non rientranti negli altri soggetti precedentemente citati. Allora, questa amministrazione aveva in precedenza già emanato un bando attivando procedura per costituire questa consulta con delibera numero 5 del 24 marzo di quest'anno. Aveva invitato i soggetti interessati a presentare delle candidature, non erano arrivate molte, anzi pochissime, per cui con decreto presidenziale del numero 23 del 30 luglio 2021 il termine era stato ulteriormente prorogato. Allora, successivamente e attualmente noi siamo in possesso di 10 candidature, di cui 3 provenienti dalle associazioni di promozione turistica, 2 dalle associazioni agricole, 1 dal CAI, 3 dagli ambientalisti e 1 da specifiche realtà territoriali, che sarebbe l'AID di Borgo Ticino. Restano completamente scoperti i rappresentanti della categoria associazioni artigiane,
professioni commerciali, il Collegio delle Guide Alpine è scoperto e sono scoperte le associazioni venatorie, mentre per quanto riguarda, l'ho appena detto, quindi non lo ripeto, in pratica abbiamo 10 nominativi, ma 1, 2, 3, 4 categorie scoperte. Allora, come al solito, la 19 non è che sia precisissima nel definire modalità operative, mutuando quello che dice per quanto riguarda il consiglio direttivo, dice così: che il consiglio, articolo, io leggo l'articolo 15,3, il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti comprensiva del presidente. Questo consiglio voi, no? Allora, potrebbe essere che in mancanza di precisazioni si segua lo stesso criterio. Qui abbiamo appunto un minimo di 9 soggetti titolati a farne parte e un massimo di 23, nel senso che da 1 a 3 di questo, 2 dell'altro, con il minimo di 9, il massimo di 23. Ok? Noi adesso ne abbiamo 10 di candidati, per cui tenendo buono il minimo, la maggioranza ce l'abbiamo, perché il minimo è 9. Quindi questo consiglio, direi, salvo controordini, ma no, non mi pare che ci possano essere modalità diverse di nomina e di composizione di questa consulta, può legittimamente procedere alla nomina. Con il suggerimento, eventualmente, di fare ulteriore richiesta alle associazioni che non hanno presentato dei loro candidati di farlo, altrimenti comunque restano esclusi, perché per forza. I nomi sono quelli che avete visto nell'elenco che vi è stato mandato, col curriculum e tutto quello. Sinceramente non sono io che devo decidere, a me non dicono niente, non li conosco di passaggio la dottoressa Borda della Confagricoltura, conosco l'avvocato Vellata del coordinamento Salviamo il Ticino, altri sinceramente non conosco nessuno, per cui lascio ovviamente alla vostra valutazione il da farsi su questa deliberazione. Ci sono interventi? Secondo me va bene come proprietore. A memoria mia, la consulta nella precedente amministrazione credo che abbia fatto richiesta una volta di audizione per la questione sui cinghiali. Quindi è uno strumento democratico, però che poi insomma di fatto non... Quindi io sarei d'accordo. Tra l'altro la consulta è stata richiesta nell'ultima riunione in cui c'era la vicepresidente presente, no, dalle associazioni ambientaliste che hanno sollecitato la nomina della consulta. E di fatto loro sono in 3, quindi sono quelli che hanno sollecitato questa cosa. Per me, come propone il direttore, va bene con 9 candidature, con 10 candidature su 9 minime, la facciamo partire e poi se ci sono, strada facendo, delle richieste, facciamo una variazione. Se è possibile come consiglio, dicendo accettiamo la candidatura degli artigiani che non si erano, sì, avevano presentato, sì, candidati, con la riserva di integrare la consulta, sì, con avvisi pubblici. Va bene, votiamo, bene. La facciamo immediata questa qui, così soddisfiamo anche quelli che hanno necessità di farne parte. Ok, anche Riccardo, quindi l'unanimità e l'immediata. Unanimità. Non ci sono altri punti, quindi abbiamo fatto tutto e chiudiamo la seduta. Scusate solo un secondo. Allora,
Numeraria. Cosa? Numeraria. Anche il numeraria, sì. Sì, appunto, volevo sapere. Quello sì, siamo arrivati. No, ma non chiudevo la comunicazione. Se chiudiamo la seduta o continuiamo in seduta? Noi possiamo restare collegati. Questa sarebbe una variante eventuale, non è un'informativa che io devo darvi sostanzialmente. Prego. Allora, no, il dottor Locarni però aveva introdotto l'argomento numeraria. Ho sentito prima, dottor Bigger, io ho sentito prima ciò che diceva a proposito dell'assestamento, adesso volevo capire come va a finire, insomma, volevo capire. Allora, in pratica, questo delibera che voi avete adottato ci consente di avere un'indicazione su come gestire l'avanzo libero con l'assestamento. Come dicevo, l'ufficio contabilità a breve è in grado di predisporre i documenti necessari per l'assestamento e mi hanno detto che, passata questa vostra delibera, entro la prima decade di novembre potremmo giungere all'approvazione dell'assestamento, però ci vuole, come spiegavo prima, è utile la collaborazione di questa numeraria. Allora, noi abbiamo la determina pronta, e se il Presidente Beatrice firma questo decreto di indicazione, lo facciamo. L'Avvocato Vallera, il Presidente ha garantito che ce lo firma questo decreto. Allora, facciamo così. Io non ho parlato di questo con il Presidente, ma visto che varie eventuali non c'è nel punto, chiudiamo la seduta e manteniamo la discussione nel Consiglio. Ok. Quindi dichiaro la seduta chiusa. Bene. Ok, salutiamo il nostro ospite. Okay, io capisco come interrompere la registrazione. Non viene registrato, interrompo la registrazione. Sì.